Allora, proprio come si dice nei fumetti, punt per significare un ritardo, ben 4 minuti sulla tabella di marcia, ma ci siamo con Fabrizio Melodia in diretta per questa rubrica Nuvole parlanti e matite colorate. Un bel titolo, tutto sommato, che poi lascia il campo aperto per parlare di tanti argomenti. Allora, innanzitutto, buongiorno Fabrizio. Buongiorno, Fabio. Sono qua pronto per tutto quanto. Nel veneziano e dintorni di nuvole ce ne stanno parecchie stamattina, se non vado errato. Sì, ce ne stanno parecchie. L'altro giorno ha piovuto parecchio e siamo stati anche senza corrente per buona parte della giornata, però siamo sempre qua. Le matite colorate ce le metti tu, quindi possiamo iniziare. Allora, di che cosa parliamo oggi? Immagino che su fiere, mostre ed happening vari saremo per qualche giorno fermi, non so le date che hai a disposizione tu, ma comunque... Ecco, a tale proposito vorrei ricordare, per chi si trovasse in zona Friuli Venezia Giulia, che a Pordenone sabato 18 e domenica 19 avverrà la consueta Gamecom, fiera del fumetto del gioco a Pordenone. Vabbè, insomma, ce l'hai dietro casa, andrai a dare un'occhiata. Penso proprio di sì, soprattutto domenica che ci sono anche le manifestazioni cosplayer. Quindi... Ah, ecco, sei un fissato del cosplay, poi è un argomento che riprenderemo questo, perché vediamo se riusciamo a mettere in campo il nostro progetto di associare questa bella pratica, interessante pratica, ad alto contenuto sociale, come dire, con la rete di vendita delle edicole. Ma entriamo in palla sull'argomento di oggi. L'argomento di oggi colgo l'occasione proprio per prendere la palla al balzo dall'esperienza trionfale dell'autore della serie The Walking Dead. Proprio a Lucca Comics quest'anno ha avuto, si può dire, una apoteosi. Robert Kirkman, l'autore dei testi, è stato a dir poco osannato dai fan. Questo per dire quanto la tematica del post-apocalittico sia tuttora molto sentita, soprattutto per quanto riguarda l'area zombie, descrive l'epopea di un gruppo di sopravvissuti in un mondo post-apocalittico dove le persone morte tornano in vita. Però non è la sola espressione di della fantascienza post-apocalittica nel fumetto, perché come nella fantascienza questo filone prende varie forme e declinazioni, così nel cinema, ma a maggior ragione nel fumetto, perché il fumetto, ancora adesso, contrariamente al cinema, riesce a rendere molto di più con un linguaggio disegnato e con costi decisamente minori, e riesce ad arrivare davvero a tutti. Bene, questo mi sembra uno spunto interessante per un motivo fondamentale, e cioè questa capacità che ha il fumetto di parlare della realtà, anzi dirò di più, dell'attualità, e però lasciando un trampolino di lancio, anzi un anello di collegamento forte con la fantasia. E questo ne fa un prodotto commerciale, passami il termine, qualcosa da offrire quindi agli amanti di questo genere, ineguagliabile. E questo perché? Perché non è lo stesso meccanismo che offre il cinema, che propone appunto ricostruzioni, azioni, protagoniste nei minimi particolari, ecco, con una precisione che lascia poco spazio alla fantasia. Ecco, e questo è un po' il ragionamento da fare. Invece nel fumetto sembra esattamente questa la direzione: disegnare, ma fino ad un certo punto, raccontare, ma fino ad un certo punto, quando si ha poi lo spunto giusto, quando si coglie lo spunto giusto, in questo caso appunto chiamiamola una fase di transizione, non so se è questa la parola giusta, adatta per descrivere il ritorno dei morti viventi, cioè una ipotesi catastrofista che però cerca una soluzione. Guarda, la fase del fumetto, il fumetto contrariamente al cinema, hanno lo stesso principio, il montaggio delle immagini.
Solo che mentre il cinema, le immagini sono già in movimento e il montatore gioca con le inquadrature addirittura, nel fumetto puoi soffermarti su particolari delle tavole e, come tu dicevi, il disegno varia, perché ci sono artisti che sono pittori, che danno quindi uno stile estremamente pittorico, mentre altri artisti che sono più cinematografico dinamici, come certi cartoonisti americani, appunto i disegnatori di The Walking Dead, uniscono pittorico e cinematico. Quindi una bella commistione. Un esempio che potrei farti di un po' più di cinematografia l'abbiamo qui in casa nostra con il fumetto della serie con il protagonista Martin Mister, il detective dell'impossibile, nato in casa Bonelli nel 82 e tuttora nell'edicola. Addirittura recentemente ha avuto una miniserie a colori in un mondo a parte dove ha vissuto le avventure da giovane. E come se non bastasse abbiamo anche Nathan Never, creato dai sardi Merda, Ferre e Vigna, dove appunto abbiamo avuto anche là una fantascienza hard di tipo post-apocalittico. Per non parlare sempre poi della serie Brandon, ideata da Claudio Chiaverotti, storico sceneggiatore di Dylan Dog, quindi ambito addirittura horror, e recentemente una serie di enorme successo della Bonelli, la prima serie totalmente pensata e ideata a colori, perché ricordiamo gli alberi della Bonelli sono in bianco e nero tradizionalmente, questa serie nata nel 2013 si chiama Orfani e parla di una serie di ragazzi rimasti orfani a seguito di un disastro e di un'onda cationica che ha devastato la Terra, e loro sono diventati dei soldati che andranno a combattere gli alieni che si presuppone sono stati la causa scatenante di tale catastrofe. Quindi il fumetto gioca un grande ruolo in questo. Questo tema dei bambini orfani noi lo prendiamo direttamente dall'Ottocento, insomma, quindi dal grande romanzo ottocentesco che ha tanti begli esempi di racconti dei sobborghi londinesi piuttosto che parigini, e questo collegamento con il futuro, o meglio con il futuribile, mi sembra di capire che è molto fecondo, quindi. Assolutamente, e notiamo come il filo conduttore degli orfani continui su un piano che cambia nel tempo. Prima gli orfani della società, gli sbandati. Qui ad esempio abbiamo aggiornato i tempi nostri, gli orfani delle famiglie metaforicamente distrutti da una società tecnocratica e guerrafondaia. Perché sostanzialmente in orfani si verrà a scoprire che gli esseri umani non sono esenti da responsabilità grosse nella vicenda dei bambini soldato. Quindi questa tematica dei bambini soldato che ritorna prepotentemente anche nel fumetto italiano. Senti, vuoi ricordare dove si parla di questi temi, in quali prodotti, in quali personaggi, in quale serie? Allora, consiglio molto caldamente appunto Orfani della Sergio Bonelli Editore, arrivata alla quarta stagione. Ogni stagione è composta da 12 numeri, la trovate principalmente in edicola e raccolta in volume, perché questa serie è talmente ben fatta, è stata raccolta in volume, la trovate sia in libreria che in fumetteria specializzata. E un'altra serie che mi sento di poter dire, anche questa possibile trovarla in libreria, è la serie di Brandon, ideata da Claudio Chiaverotti. Quindi grande, grande materiale. Bene, allora riserviamo ancora qualche minuto alla tua passione fondamentale, appunto il cosplayer, e vediamo che cosa hai di nuovo da raccontare ai nostri amici ascoltatori. Conta che appunto è per loro una novità assoluta, o meglio, questa idea un po' folle che abbiamo, quella di portare i cosplay davanti alle edicole. Vediamo se qualcuno è in grado di raccoglierla, magari si mostra interessato, e lo metto subito in contatto con te. Vai.
Grazie, grazie Fabio. In effetti l'idea è bella e sto già muovendomi per organizzarla con largo, largo anticipo. Ho già tastato i polsi un po' ad alcune realtà e sarebbero entusiasti di una cosa del genere, perché portare il cosplay in edicola è portare la fantasia direttamente nella strada e nei punti nevralgici di una città. Allora, di quali zone parliamo, Fabrizio? Di quale zona? La mia zona è il comune di Mira, in provincia di Venezia, la Riviera del Brenta, zona purtroppo martoriata qualche anno fa da un brutto tornado. La mia zona risente molto di una disintegrazione del centro abitato, con più edicole sparse. Queste edicole alcune riescono bene, altre meno bene. Creare una unione, portare iniziative simili, significa far vivere i cuori nevralgici della città. Bene, poi dopo in privato possiamo cominciare quindi a costruire una piccola mappa delle edicole presenti in quella zona. Io ti metterò in contatto con il Sinaggi e vedremo di arrivare ai singoli edicolanti e costruire passo passo un'iniziativa. A questo punto ci rimane da trovare un editore di fumetti che magari vuole fare promozione in occasione di questi eventi, e quindi il cerchio è chiuso o quasi, no? Mi sembra di capire. Sì, diciamo che oltre all'editore sarebbe anche un bene che venissero anche le librerie specializzate, le fumetterie, gli hobbisti, i collezionisti, a rendere ancora più bello e forte un evento che promuove la sopravvivenza dei centri nevralgici della città, perché l'edicola è dove la cultura viene mandata per le vie. Guarda, questa caratteristica di cui tu stai parlando è un po' comune non soltanto ai piccoli centri come Mira, ma anche alle grandi città, ai grandi quartieri, e quindi bisognerà fare un ragionamento prima o poi più approfondito, cercando di mettere in evidenza proprio il ruolo positivo che possono svolgere le edicole. Non è più soltanto una tutela dell'informazione o, se vogliamo, una tutela della cultura. Qui si sta parlando di un consesso, quello socio-urbanistico, territoriale, che si sfalda, si sfarina, per usare una parola più popolare, e che potrebbe appunto avere nell'edicola, non dico un argine o un ostacolo, però sicuramente un piccolo contributo nel tentativo di riunire quelle forze giovani in parte, ma anche sane e propositive. Dunque, non so se hai sentito nella nostra programmazione, è da un po' che stiamo parlando di queste esperienze di artisti che prendono proprio in adozione alcune edicole chiuse e ne fanno lo sfondo, lo scenario per poter esporre le proprie opere nel quartiere. È nata come esperienza a Torino, ma si sta estendendo anche in altre città, segnatamente a Milano e Roma. Ne daremo conto presto presso la radio, non appena riusciremo a stabilire i contatti. Ci sembra un'iniziativa interessante perché da una parte è un vero e proprio recupero di un'edicola chiusa che può diventare oggetto di degrado. Dall'altro è un momento di socializzazione e anche un momento per parlare appunto della condizione delle edicole e degli edicolanti in questa particolare fase storica. Certo che sì, anzi, bisogna esortare il recupero di questi posti e anche poter rendere questi luoghi sempre più aperti alle persone come centri culturali. Adesso l'unico modo sembra per le edicole di sopravvivere sia diventare un'unione tra il classico snack bar e anche la ricevitoria. Qui da me, ad esempio, un'edicola è diventata anche ricevitoria delle giocate dell'oste e altre cose. Ognuno ci mette del suo, l'importante è che rimanga questa vocazione, questo fondamento sul prodotto editoriale che continui appunto a proporre l'edicola
come un punto di riferimento culturale e sociale. Allora, Fabrizio, mi sembra che abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, quindi a risentirci la prossima settimana. Quindi...